Durante la discussione che c'è stata in Commissione bilancio è avvenuta una cosa abbastanza che non so se abbia mai avuto precedenti. Il fatto che la Commissione bilancio abbia dato parere favorevole a questo articolo e alla copertura di questo articolo e il Governo invece abbia dato parere contrario. Con il nostro ordine del giorno noi siamo ad impegnare il Governo perché accerti e certifichi la capacità di copertura di questo articolo in maniera tale da non trovarsi di fronte in un prossimo futuro, ad un'eventuale richiesta di ulteriori coperture che potrebbero andare ad inficiare poi su enesimi tagli agli enti locali. Questo perché, Presidente, l'emendamento col quale è stato inserito l'articolo 1 bis, quello di quota 96, è un emendamento proposto dalla Commissione bilancio su garanzia del Presidente della Commissione bilancio che aveva garantito che la copertura ci fosse e che non ci sarebbero stati dei problemi, ma che soprattutto rispecchiava le stesse identiche coperture di tutto il resto del provvedimento, che è coperto gran parte attraverso il recupero di risorse dalla spending review. Credo che la cosa cadi a pennello, come si suol dire, visto che ieri il commissario della spending review ha denunciato, e la ritengo una denuncia abbastanza forte rispetto ai lavori di questa Camera e soprattutto della Commissione bilancio, ha denunciato l'improvvido utilizzo di circa 1 miliardo e 600 milioni di risorse che dovrebbero arrivare dalla spending review già utilizzate, ma che ad oggi non ci sono e che nessuno di noi sa se ci saranno o non ci saranno. Ovvio che in un bilancio privatistico questo si tratterebbe di un cosiddetto falso in bilancio. Noi chiediamo, indi per cui, con questo ordine del giorno, che si certifichi da parte del Governo la copertura, che si assicuri da parte del Governo la copertura senza ulteriori richieste di copertura o di tagli, ma colgo l'occasione anche perché noi come gruppo chiederemo l'intervento dell'ufficio di bilancio del Parlamento, il neocostituito ufficio di bilancio del Parlamento, perché si chiarisca questa diatriba, perché noi siamo estremamente convinti, l'avevamo detto 10 giorni fa in una dichiarazione rispetto ad un altro provvedimento, che quello che dice il dottor Coltarelli è assolutamente vero. Indi per cui, prima di arrivare al concreto rischio che tutto ciò che è stato coperto con le risorse che arriveranno dalla spending review, ma che ad oggi non sono ancora arrivate, e se quello che dice Cottarelli è vero, il rischio è quello che quel miliardo e sei, almeno quel miliardo e sei, debba essere trovato in una manovra a ottobre o quando e se ci sarà questa manovra. Per cui noi chiediamo chiarezza al Governo, e lo facciamo attraverso un organo che è stato istituito proprio per questo motivo. Perché un conto è comunicare bene, e un conto è fare le cose nella maniera giusta e fare le cose che non portino ulteriori rischi ai cittadini che pensiamo siano già abbastanza surclassati. Grazie.